passa pure. Sì! E direi che queste sono le partite che ti danno quelle soddisfazioni incredibili, perché sinceramente il primo tempo avevamo sofferto, eravamo andati sotto e poi però la squadra veramente nel secondo tempo ha avuto una reazione straordinaria e credo che ci abbia portato alla fine a una vittoria oltretutto meritata. Quel momento della partita, giustamente e onestamente, credo che sia stato molto importante quell'episodio, perché ci ha messo in condizioni nella spinta, nel forcing finale, veramente ci ha dato un vantaggio enorme e questo insomma sicuramente ci ha contribuito alla fine a vincere la partita. Ma credo che è l'atteggiamento della squadra che nel secondo tempo è stato da elogiare soprattutto quei ragazzi che sono entrati dalla panchina e ci hanno dato un aiuto veramente importante da gruppo, perché alla fine quando si ottiene il risultato come questo, andando sotto 3-1 e poi ribaltando 4-3, credo che ci debba essere una squadra dietro, un gruppo dietro che fa la differenza. E sinceramente mi sento di fare i complimenti al Foggia, perché è una squadra che gioca a calcio e veramente ha giocato bene, ma credo che sulla nostra vittoria anche loro alla fine non possano dire assolutamente niente. È una partita direi abbastanza vibrante, dove sicuramente gli episodi hanno sicuramente condizionato l'andamento della gara. Devo dire che per quanto riguarda la mia squadra sono soddisfatto di quello che è stato fatto fino a un certo punto della gara. Secondo me abbiamo giocato abbastanza bene, partita combattuta dove abbiamo trovato delle buone combinazioni di gioco. Poi chiaramente il gol del 3-2 con relativa poi espulsione ha cambiato chiaramente le sorti mentali della gara e c'è stato il ritorno comunque del Perugia dal punto di vista emotivo e ha poi conquistato i 3 punti attraverso 2 gol che lo hanno portato poi in vantaggio. Prima sono felice per questa vittoria, perché ci serviva per dare uno spunto per un traguardo che stiamo seguendo da tanto tempo. Secondo me il primo tempo abbiamo fatto abbastanza bene. I miei compagni sono stati bravi, però per sfortuna siamo andati sotto il vantaggio. E invece secondo tempo il mister, prima di entrare, ci aveva caricati, perché anche dal punto di vista della partita ognuno di noi voleva fare qualcosa di più.
Quindi penso che secondo tempo abbiamo fatto una grandissima partita e ce la siamo meritati questa vittoria. Penso che il mio atteggiamento ogni giorno deve essere sempre di più, quello di dare il massimo, quello di aiutare i miei compagni a fare un salto in più. Penso che a Avellino cercheremo di fare una grandissima partita e cercheremo di portare i tre punti a casa. Quello di oggi lo dedico tutte e due alla mia famiglia e grazie a loro riesco a fare sempre qualcosa di in più, quindi sono felice così.